cortesemente tutti e due. Vi ritrovo fra qualche istante. Facciamo la tassativa pausa pubblicitaria, linea alla regia e poi di nuovo in diretta insieme a voi. Ma ci saranno milioni e milioni di persone che sfonderanno i confini dell'Europa. E allora sarà veramente la marcia dei tartari, sarà veramente qualche cosa di straordinariamente non frenabile. Chi dice queste cose? Allora bisogna poi che sia coerente e non si lamenti se si dice: ma come, abbiamo bisogno di tante cose noi e andiamo a dare degli aiuti ai tunisini, agli algerini, ai libici o ad altre popolazioni. E ho critica dicendo: ma possono loro, con un piano interarabo, direi alimentato dal petrolio, forse potersi aiutare? Sono modi che valgono per scrivere dei libri, non per risolvere dei problemi. Questo, ben ritrovato, ben ritrovati tutti. Questo che vi ho fatto vedere è virale su TikTok, su questa piattaforma. È un video di Giulio Andreotti sul tema, avete capito, avete ascoltato, immigrazione, e risale al giorno 30 agosto del 1991. Va bene? Stiamo parlando di oltre 32 anni fa. E Giulio Andreotti, da statista, diceva quello che avete ascoltato, la profezia. No, in collegamento l'avvocato Frattallone e il professor Cevolini. Ha sentito, professor Cevolini? Sì, certo, intanto sempre chapeau a Andreotti come grande statista, come persona che ha ambito molto a diventare Presidente della Repubblica, secondo me, ma diciamo non gli è stato concesso un po' per questa forma così un po' luciferina a volte di intervenire, nel senso che in maniera molto pragmatica, diceva delle verità che non sempre erano, come dire, del mainstream, più corretto, ecco, perché è anche stato, come dire, Andreotti diceva anche delle, come in questa occasione, delle cose molto concrete, proprio poi sulla politica estera, che è stato un suo settore dove ha fatto molto per l'Italia, ecco. Avvocato Frattallone, intanto vi ricordo che il numero è sempre a vostra disposizione. Avvocato Frattallone, ne ho parlato prima a proposito di quello.